saluto a tutti gli ascoltatori. Parte la prima puntata della sezione internazionalista di Radio Vostok, in cui avremo collegamenti e notizie dal mondo, con notizie di prima mano dai compagni presenti sui vari territori. Siamo in collegamento con Said Al-Maghd, giornalista palestinese, che illustrerà la situazione da Gaza. Said, ci puoi raccontare la storia delle lotte in Palestina? Bene, prima di tutto buonasera a tutti, buonasera a tutti i compagni e buonasera anche per il popolo italiano. Per la lotta palestinese è iniziata la lotta palestinese di tanti anni fa. Il nostro popolo difendere la loro terra, che ha tirato forti con la forza dell'arme. Vediamo di vendere fino alla fine, finché l'occupazione è rimasta nel quadro della difesa della terra, autorizzata molti modi di resistenza. In quegli anni le forze dell'occupazione sionisti utilizzate tutte le forme di ribellione contro un popolo povero, come siamo un popolo poveri, senza armi, senza stati, senza governi forti. Nel corso degli anni l'occupazione di palestinesi ha ucciso altre persone in culture, distrutto case, tolgono alberi, sono usato tutti i modi brutti, ma il nostro popolo è ancora qui, ancora siamo qui contro l'occupazione, la lotta fino alla fine dell'occupazione. Qual è la situazione dell'FPLP oggi? Il nostro compagno del Fronte Popolare per la liberazione della Palestina, resistata all'occupazione come tutti gli altri partiti palestinesi, e in questo modo ha dato migliaia di martiri e migliaia di prigionieri, ed era sempre la posizione forte, del Fronte Popolare contro qualsiasi soluzione toglie il diritto del popolo palestinese. L'unica soluzione è quella di pure fino all'occupazione. L'occupazione, gli israeliani hanno ucciso il leader, i soci del Fronte Popolare in tutto il mondo, e più che hanno assassinato il segretario generale del Fronte Popolare, Abu Ali Mostafa. Poi quello che è venuto dopo, Ahmad Sadat, che hanno messo nel carcere di tanti anni fa, il secondo segretario generale. Gli israeliani hanno anche assassinato migliaia di martiri del socio del Fronte Popolare, anche del Fronte Popolare. Hanno ammazzato il scrittore Ghassan Kanafani, quello scrittore in particolare, ma questo partito sempre loro parola contro e siamo continuare fino alla fine dell'occupazione israeliana. Senza definire l'occupazione israeliana siamo sempre qua, usiamo tutta la lotta, anche l'armi contro i soldati israeliani. Come vive oggi la popolazione civile e soprattutto cosa si prova a vivere costantemente in pericolo, una situazione che noi occidentali non conosciamo? Il popolo palestinese e tutti i civili anche la resistenza, quelli che fanno la resistenza, tutti sono civili che rifiuta le operazioni e si oppone l'ingiustizia. Siamo il popolo di una terra, siamo il padrone di questa terra, siamo sotto l'occupazione, usiamo tutti quelli che possiamo fare contro quelli che rubano la nostra terra. Siamo senza Stato, senza soldati, senza governo forte, quindi siamo tutti civili. Non c'è governo, i soldati, c'è altri gente normali, siamo tutti uguali, tutti facciamo la resistenza contro. Per esempio, ti fa gli ultimi giorni, per esempio, entrati una banda sionista di Gaza, sono aperto il fuoco contro i palestinesi, di 5 minuti hanno ammazzate 7 persone palestinesi. I palestinesi fanno la risposta, aprono il fuoco contro questa squadra e ammazzano il capo del comandante di questa squadra. Il giorno dopo l'aeroporto israeliano, ieri, cominciate a bombardare quasi tutti a Gaza, ammazzano altre 7 persone. E siamo, come i palestinesi, siamo aperti un po' contro gli israeliani, ammazziamo 2 o 3 soldati degli israeliani, ma loro su 24 ore quasi 14 o 15 persone palestinesi, ragazzi palestinesi mortono. Alla fine è entrata gli egiziani dalla linea, fanno le trigua di ieri, solo ieri è calmato la situazione qua. Ciao Said, alla prossima. Grazie a voi, grazie per l'interesse, salutami tutti i compagni, siamo sempre qua, noi pensiamo come voi, voi pensate come noi, siamo tutti... Noi la resistenza contro tutta l'occupazione nel mondo. Grazie a voi. Ciao, ciao, buona serata, ciao.